Questa fu la prima antenna della nostra stazione televisiva. Ci eravamo piazzati su uno dei 7 fatidici calli, colli. Era una posizione invidiabile. È da qui che sarebbe partito il segnale. Sì, parte dal binario 138. Nico, per favore, fatti i cavoli tuoi. Ah, scusate l'interruzione tecnica. Dove ero rimasto? Ah sì, alla posizione invidiabile della nostra stazione televisiva. La villa in cui stavamo sistemando le apparecchiature non era certo in carattere con la modernità dei nostri intendimenti. Però, in compenso, visto che era isolata e perciò non la voleva nessuno, non era costata molto d'affitto. La sala di registrazione non era grande, per la verità. Accidenti, quanto pesa! Dai, che ti sviluppo i pettorali, ne hai bisogno. Metti giù adesso. Ecco, bravo. Porca vacca! In compenso, era molto solida. Il nostro ufficio straripava di testi inviati da aspiranti autori. Volume su volume, storia dopo storia, i libri venivano portati con impegno e serietà da Solimano e Nico. Dai, sbrigati che vanno forte. Renato non poteva fare a meno di essere coinvolto da quello che leggeva. Per andare incontro al pubblico, sgomma la nostra mente, aveva messo un annuncio sul giornale chiedendo suggerimenti. Avevamo pensato che nessuno avrebbe risposto. Ci eravamo sbagliati. Dori cercava di tenerci svegli servendosi di ogni mezzo. Pisciquana.